E visto che abbiamo ottenuto un nuovo premio all'artiglio, direi di metterlo sugli scaffali. Eccolo qua. Sembra provato. Che problema avrà? Se avessi giocato al gioco, credimi, lo sapresti. Sciglia è disponibile? Quando serve non è mai disponibile. Bravo ragazzo. Visto che nessuno è disponibile oggi, andiamo ancora al tempio. Sfruttiamo alla perfezione quei 12 SP che possiamo avere. È così tranquillo qui, come sempre. No. Sai, questa macchia sul pavimento, perché sembra diversa ogni volta che veniamo qui? Grazie, finalmente me l'hai chiesto. Ui. Ehi, smettila di ignorarmi. Ehi, mi stai ascoltando? No, Morgana, ormai ho raggiunto l'illuminazione. La voce di Morgana è sempre più distante. Mi sembra quasi di vedere una luce sacra intorno a te. Wow. Non ho più niente da dire. Continuerò a osservarti mentre ti alleni. Ottimo. 12 SP. Beh, immagino sia ora di tornare a casa. Ottimo lavoro oggi. Grazie. Oh, Kaitaka. Oh, Sojiro. E visto che la serata è libera e le gemelline ormai, come ho detto, non ci interessano più, non per cattiveria ma perché non ci interessano, occupiamo questa bella serata in palestra. Dobbiamo allenare gli SP. Guarda qui, Morgana. Guarda qui che splendore. Perfetto. Ah, guarda, stiamo migliorando. Puoi affrontare un maestro. Allenandoti così non migliorerai granché ormai. Sembra che ti sia allenato fisicamente e mentalmente. Guarda che fisico, Morgana. 9 HP e 7 SP. L'ho detto, gli SP che guadagniamo qui sono pochi. Però grazie al frullato è un piccolo bonus extra oltre a quelli del tempio. E credimi, tempio e palestra li sfruttiamo al meglio finché possiamo. La neve! Io. Quanti giorni mancano? 15? Sicuro che sia il momento di rilassarsi? Sì, credimi. Ma è tutto bianco qui dentro. Ah, guarda che forse Shinya è disponibile. Perfetto. Voglio andare fuori a vedere la neve. Voglio andare fuori a vedere la neve. Oh, non c'è la neve per terra. Sta solo nevicando leggero. E c'è un nuovo mercante qui. Ehi, vuoi un consiglio? Yakihimo leggendario. Ok, grazie al consiglio, uomo dello Yakihiku. Grazie mille. Ah, sono patate dolci. Ecco cosa sono. Questo posto è ricco di atmosfera. Chissà come cosa trasmetteranno. Ah, quindi alla fine è aperto ora. Sono contento di aver aiutato la gente di Yongen. Oggi a scuola ho fatto un pupazzo di neve. La prossima volta te lo faccio vedere. Anche se forse si scioglierà prima. Ehi, vorrei parlarti di una cosa. Posso disturbarti? Certo, quello che vuoi. Passiamo del tempo con lui. Ok, allora andiamo in un posto tranquillo. Ieri il bambino a cui ho preso i soldi è venuto a casa mia con sua madre. Mia mamma gli ha detto che è stata colpa sua che si è fatto soffiare i soldi. Poi li ha invitati ad andarsene senza stare più ad ascoltarli. Wow, che faccenda. Mia mamma ha qualcosa che non va. L'altro giorno ha chiamato la scuola per lamentarsi del costo del pranzo. L'ho pregata di non farlo, ma ha detto che era per il mio bene. Ma io ne dubito. Appena tutti lo sapranno, verrò deriso di nuovo. Però... lei mi ha detto che chi smette di lottare è perduto, mentre chi si lamenta vince. Mia mamma non era così. Non gliene è mai importato di vincere o perdere. Star-san, io... Shinya, che stai facendo? Mamma! Lo sapevo. Cosa? Ti comportavi in modo strano di recente e come sospettavo qualcuno ti sta traviando. E poi tutte le volte che mi rispondi male, lo sapevo che c'era lo zampino di qualcuno. Beh, sei tu che stai influenzando Shiya così negativamente? Negativamente? Sì, i bambini dovrebbero obbedire ai loro genitori. Ma lui non lo fa, rivoglio indietro il mio Shiya obbediente. Smettila. Ti assumerai tutta tu la colpa se il mio figlio diventerà un piccolo delinquente? Tutto quel tempo e denaro speso per lui, sprecato. Cosa hai intenzione di fare a questo proposito, eh? Mamma, Star-san è... Star-san, eh? Mi ricorderò di te. Sei un liceale, vero? Forse dovrei dire alla tua scuola che uno dei loro studenti sta molestando mio figlio. Smettila, mamma. Forza, Shiya, torniamo a casa. Pensi un po' ai suoi sentimenti. Sentimenti, è solo un bambino. Se ti immischierai di nuovo, chiamerò la polizia. Faccia pure, signora.
E va bene, sappi questo però, non intendo perdere. Ora andiamocene. Ma... Shiya, sei davvero il mio Shiya, vero? Sì. Ehi, me la sono svignata mentre faceva compere. Volevo solo dirti che mi dispiace un sacco per prima. Ah, di già. Merda, devo andare. Non mi piace come è diventata mia madre, ma ascolta, non ascolta più ciò che le dico. In effetti era questo che di cui volevo parlarti. Perfetto, già la richiesta del memento. Pensi che i ladri fantasma possono far tornare mia madre come era prima? Shiya sembra sul punto di piangere. Ti prego, devi dire ai ladri fantasma di far tornare mia mamma come è sempre stata. Come si chiama tua madre? Il suo nome, Anae Oda. Ora devo andare. Giocheremo ancora prima o poi. E non odiarmi, ti prego. Tranquillo, percepisco l'affetto fraterno di Shiya. Richiesta del memento attivata. Cavolo, se ci voleva solo una richiesta, non aspettavo tutto questo tempo. Devo fare qualcosa per l'obiettivo di Shiya. Meglio discuterne con gli altri. Una nuova richiesta è stata ottenuta. Ottimo. Ah, di già? Ma la sedia di Ryuji. E così vuoi aiutare quel re? E lo faremo risvegliando il cuore di sua madre. Scommetto che è stata una decisione difficile. Cioè, va alle elementari, no? Deve essere dura per un bambino. Hai ragione, dobbiamo cercare di aiutarlo il prima possibile. Quanto alla lettera di sfida, lasciamo che la consegni di persona. Possiamo considerarla una decisione unanime? Direi di sì. Non è fantastico quello Shido? Una roba. Non capisco molto di politica, ma Shido mi piace. Vabbè, è passato dalla neve alla pioggia, comunque. Questa è la prima volta che ho davvero voglia di votare. Mi sono commossa quando l'ho sentito parlare. Lo faranno primo ministro, vero? Che bello. Minchia, vi accontentate di poco, gente, eh? Kaetaka. Ottimo, quindi piove e occupiamo questa serata, allora, al centro commerciale sotterraneo. E visto che piove, compriamo il frullato iperproteico. E visto che è passato il mese, anche quello di importazione. Ottimo, abbiamo occupato sia Shiya che Iwai. E abbiamo una richiesta da parte di Mishima. Ottimo momento per andare ad allenarsi nel memento. E visto che la serata è a posto, andiamo in palestra. Prendiamo le proteine di importazione. Bene, sei pronto? Ovviamente. Sembra che tu stia ballando. Hai sviluppato un certo virtualismo allenandoti col manichino. Cavolo, è velocissimo. Complimenti, non pensavo saresti arrivato a questo livello. Ormai posso solo osservarti. Sembra che ti sei allenato fisicamente e mentalmente. Non male, vero? 9 HP e 7 SP. Però sembra che anche il frullato proteico stia dando i suoi frutti. 5 HP e 3 SP. A questo punto tanto vale trattarlo come un hobby. D'accordo, siamo qui da parecchio. Torniamo a casa. Va bene. Ah, chi mi scrive? Sarà anche domenica, ma l'eventuale relax è rovinato da tutto questo rumore all'esterno. Già, ovunque vada continuo a sentire comizi elettorali. Magari fosse solo questo. Shido si autodefinisce un eroe che ha avuto il coraggio di affrontare il vile terroristi. Ma per favore, non è altro che una putrida feccia. A quanto pare sta usando i ladri fantasma come pretesto per le sue attività politiche. Mancano solo 2 settimane alle elezioni. E sono passate esattamente 2 settimane dalla notizia del suicidio di Phoenix. Forse dovremmo affrettarci. Se scoprono che è ancora vivo, probabilmente sarà ucciso. Ce la faremo, tranquilli. Se lavoriamo insieme, sono certo che ce la faremo. Facci un fischio quando sei pronto e verremo di corsa. Non dovresti riferire agli altri i bersagli del memento? Ed esattamente quello che faremo. Ragazzi, raduniamoci tutti qui, anche se non per quello che pensate. Ok, ricevuto. Andrò al ritrovo. Bravi, vi attendo qui che fa freddo. La popolarità di Shido aumenta al giorno dopo giorno. Dovremmo agire il prima possibile. Vediamo le richieste. Ci sono solo 2 richieste, ma non c'è quella della madre di Shiya. Forse prima dobbiamo andare a dargli la lettera. Dannazione. Forse dobbiamo fare come con Futaba, che dovevamo prima parlare con lei. Forse mi conviene attendere un altro giorno prima di andare nel memento. E allora dobbiamo far passare il tempo. Continuiamo ad andare al tempio. So che suona
palloso continuare a tornare qui. E anche ripetitivo, ma ci serve perché più SP abbiamo, meglio è. Vediamo cosa dice. È così tranquillo qui, come sempre. Questa macchia sul pavimento cambia continuamente. Ehi, mi stai ascoltando? Oi. Oi. Ah, Morgana, ormai sono ben oltre l'illuminazione. Altri 12 SP al nostro caro eroe. Credetemi che tra l'altro questi 12 SP, gli HP che abbiamo preso fino ad ora, ci saranno tutti utili nel prossimo gameplay, che non farò sul canale fortunatamente. Sera, mi spiace ma io c'ho da fare. C'ho da fare e non andare in palestra incredibilmente. Oggi si va al Jazz Club, perché è domenica, ma è una domenica speciale. Sembra che il cocktail di stasera sia il punch del potenziamento. Il drink originale di oggi, potresti scoprire un nuovo lato di te, magari uno del tutto inedito. Interessante. Il cantante si esibirà il 5-12, sorseggiare cocktail ascoltando musica dal vivo, roba da adulti. Vuoi entrare? Sembra che costi 3.000 yen. Ovviamente. Chi inviterai? Questa è una bella domanda. Credo proprio, Morgana, che inviterò te questa volta. Ah, io, Sì. Chissà se il cocktail mi piaceranno. Dovrò provare. Con chi entri? Con il micio? Ah, sei da solo? Tecnicamente pago per me, il gatto non... Come fanno a vederlo? Trovo un posto libero per sederti e mi raccomando, cerca di non disturbare, ok? Sì, signore. No, ti prego. Come fanno a prendere sul serio? Cosa vuoi da bere? Due di quello. Ma sei da solo? Voglio ubriacarmi. I rumori, gli odori, questo posto è decisamente per adulti. Perfetto, c'è un gentiluomo come me. Vuoi una... Vuoi del latte per il gatto? No, no, portagli quello. Questo drink si addice al mio gusto. Un gatto qualsiasi non saprebbe apprezzarlo. Come lo fai a spiegare a una barista che il drink lo vuole il gatto? Dimmi, se a scuola scoprissero che porti un gatto nella borsa, desteresti qualche sospetto, eh? Beh, se anche la verità venisse a galla, non farebbero che adularmi. Sono adorabile, come ben sai. Ma non sono un gatto a ogni modo. Eh già, è questo vero. Ho chiacchierato un po' con Morgana. Ah, era buono, dai, mi è piaciuto. Il tempo scorre fin troppo in fretta, non trovi? Penso sia stata un'ottima occasione per guardarmi dentro. Non è male passare del tempo così. Passare del tempo a Jet Club ha avuto un effetto sul cuore di Morgana. Un effetto vero potenziamento. E con potenziamento togliamo questo qui, via. Siamo qui da un bel po', ti ringrazio per avermi vici portato. Credo sia il caso di tornare a casa, non vogliamo farci scoprire. Vero, questo è vero. Va bene, andiamo a casa. Effettivamente potenziamento non sapevo bene a chi darlo e ho pensato forse la persona più giusta, il compagno più giusto a cui darlo è proprio Morgana. Akechi-kun è fantastico, difficile credere che vada ancora a scuola. Hai visto quello speciale in TV sugli eroi che hanno sgominato i ladri fantasma? Anche io, Akechi-kun ora mi piace ancora di più, ma in verità sono diventato un sostenitore di Shido-san. Se fossi il mio capo lo seguirei ovunque. Cristo, questa gente non riesce a vedere oltre il suo naso. Sostengono Shido ancora più di prima. Se penso a come ci ha sfruttati, merda, mi fa davvero incazzare. Beh, si aggiusterà tutto. Più sale la sua reputazione, più sarà bello vederlo cadere in disgrazia. Gli faremo pagare tutto, poi la gente capirà chi è il vero e chi sono i veri eroi. Vero, glielo faremo vedere noi, Ryuji. Ok, prima di entrare nel palazzo voglio arrivare ai 10 giorni. Se entro quei 10 giorni Shiya non ci scrive, allora entriamo e poi ci andiamo nei memento. Quindi, visto che appunto non c'è più nessuno ormai, solita tiritera, Yusuke copia carta. Giusto per curiosità, quante carte bianche siamo? A 26 e siamo partiti che ne avevamo talmente tante da non poter neanche prendere quelle nella scatola. E comunque siamo a 529 di SP. Siamo sempre più vicini al 999. E appunto di 999 meditiamo al tempio. Visto che c'è la cantante al Jazz Club, possiamo sfruttarla, perché comunque è un piccolo bonus ai nostri compagni. Ma il cocktail del lunedì non è granché. Sembra che il cocktail di stasera sia il Forza Mule. È così buono che migliorerà la tua energia, portala a un livello superiore. Interessante. Ma guarda, oggi dovrebbe esibirsi un cantante.
Cosa vuoi fare? Sembra che costi 3.000 yen. Facciamolo, dai. Chi inviterai? Aumenta gli HP e 2 livelli. Non serve a nessuno, ma siccome sono HP e gli HP servono per gli attacchi fisici, facciamo Ryuji questa volta. Oh, Ryuji, eh? Sì. Allora farò una passeggiata, fammi sapere quando si torna a casa. Va bene, ti richiamo io. Benvenuto, coperto sei un 3.000 yen, dalli pure a me. Bene, trovati un posto e siediti dove vuoi, grazie. Bel posto questo. Capo, per me è il solito. Nah, come no. Wow, oggi c'è qualcuno che canta. La musica dal vivo non ha paragoni. Buona sta coca rossa. Niente male, ha un gusto maturo. Mi fa piacere che ti piaccia. Ultimamente fatico a concentrarmi sullo studio. Con questa storia del... con tutti questi impegni. Non che prima studiassi granché, ma questi tempi ci metto ancora meno. Poi però, quando inizio a fare del movimento, mi dimentico di tutto il resto. Sono un tipo semplice. Già, talmente semplice che non riesci a studiare. Ah, era buono, dai. Abbiamo finito per parlare un bel po', ma è stato tempo ben speso. Come dire, credo di essermi fatto un bel esame di coscienza. Non so, non male come sensazione però. Bravo Ryuji. 2 livelli, forza 51, sei a livello 69 e non so quanti HP hai in questo momento. Aumentati di 40. Grazie per l'invito di oggi, amico. Mi sento rinvigorito. Wow, è più tardi di quanto pensassi. Bene, andiamo a casa allora. Oh, forza, altri 2 giorni. Se non ci scrive Shiya, si va dentro il palazzo. La campagna elettorale si sta facendo calda. Hai già deciso chi voterai? Vedo che Shido è popolare come sempre. Ha senso che altri si candidino. Il suo indice di gradimento è salito ancora. Fin dove arriverà? Bella domanda. Io però voterò per Yoshida. Credi che di questo passo Shido diventerà il primo ministro? Tra Shido-san e Akechi-kun quest'anno è come se avessimo assistito alla nascita di 2 eroi. Proprio così, il punto cruciale di questa era è la nascita di un eroe. Essi affrontano le paure e le preoccupazioni della gente e danno vita abilmente a una rivoluzione. Shido è esattamente così, non credete? Un eroe? Quante stronzate. Qui si mette male, dobbiamo fare in modo che tutti scoprano la verità. Tranquilli. Tranquilli che tra poco ci entriamo nel palazzo. Datemi solo il tempo. E chi mi scrive? Yes! Bravo Shiya! Scusa per l'altro giorno, mia madre deve averti sorpreso. Non so cosa fare. Scusa se ti assillo con i miei problemi, Star-san. Sarò in sala giochi comunque. Fai un salto se vuoi allenarti. Sento che presto il mio legame con Shiya si rafforzerà, ma... Vuoi andare da Shiya? Vado subito. Ok, ti aspetto. Tranquillo, Shiya, risolveremo il tuo problema. E una volta risolto il tuo problema, sarò più potente che mai. Star-san, ehi, cosa dovrei... Nah, lascia stare, alleniamoci. Sento potermi avvicinare grazie a Yoshitsune. Cosa vuoi fare? Vuoi dare a Shiya la lettera di sfida? Diamogli la lettera di sfida. Che vuoi dire? Ecco te. Un'altra lettera di sfida. Hanae Oda. Mia mamma. I ladri fantasma hanno preso di mira mia mamma. Perciò è davvero cattiva. No, non lo è. Grazie. Ma mia mamma non è più se stessa. Una volta era gentile e affettuosa. Mamma, pensi che riusciranno davvero a risvegliarle il cuore? Fidati di loro. Hai ragione. Sono i ladri fantasma del resto. Quindi... qualcuno deve consegnargli la lettera a mia madre, giusto? Va bene, lo farò io. È una bella responsabilità. Io... è anche un po' colpa mia se mia madre è diventata così. Ne ha dovute passare tante per crescermi da sola. È dovuta diventare più forte, perciò... perché io ero debole. Ma non è una scusa per fare del male a chi le sta intorno. Si scontra con chiunque, per qualsiasi cosa, e finisce per starci male. Di questo passo finirà distrutta. Voglio che mia mamma capisca che non deve più diventare più forte per me. Ma lei non mi ascolta quando glielo dico. Ecco perché voglio aiutare i ladri fantasma, voglio fermare mia madre. È ora di salvarla.
Star Sun. Ok, le darò la lettera di sfida. È mia madre, in fin dei conti. Voglio davvero aiutarla. La prossima volta che vedrai i ladri fantasma, di loro che li ringrazio. E grazie a te per avergliene parlato, Star Sun. Ti insegnerò la mia mossa più potente. Ottimo, sento il mio legame con Shia si sta rafforzando. Il suo colpo più potente sono i proiettili folgoranti. Ovvero se riusciamo a fare pioggia di proiettili in faccia così ai nemici. Oh, si è fatto tardi. Ehi, fammi un favore, non dire a nessuno che mi hai visto piangere, ok? Ha aumentato la mia gentilezza. Grazie, Shia. Finalmente, Shia. Forse avrei dovuto farti prima di Aro a questo punto. Almeno avevamo già la richiesta pronta, ma stupido io. Oh, Kaetaka. Vediamo chi è che ci scrive. Siamo giunti alla metà delle battaglie delle elezioni. I sondaggi per le varie circoscrizioni, però, sono rimasti gli stessi. Questo significa che la vittoria di Shido è assicurata. Deve essere così. Chissà se il risveglio del cuore di Shido i risultati cambieranno. Nessuno voterà per lui quando scopriranno che è un criminale. Sempre che lo scoprano prima di votare. Quella è la parte importante. Sarebbe meglio se confessasse i suoi crimini prima delle elezioni. Ma se il risveglio del cuore non si verificherà in tempo, le elezioni si svolgeranno come previsto. Dobbiamo crederci. Sì, sono sicura che accadrà prima. Tutto quello che possiamo fare è risvegliare il suo cuore. Se dovessimo riuscirci, potremmo mettere fine a tutto questo. Perfetto, allora abbiate fede nel mio creato. Perché dopo che entreremo nei memento, tutto questo finirà. Visto che allora, dopo di questo, entreremo nel memento, andiamo un'altra volta in palestra a rafforzare i nostri muscoli. Prendiamo il frullato iperproteico e aumentiamo di 9 HP e 7 SP. E grazie al frullato iperproteico altri 3 HP e 2 SP. Bene, ora dobbiamo solo attendere che Shia consegni la lettera alla madre. E poi potremo entrare nel memento e sfruttare finalmente l'allarme delle fusioni di Chiaia. Quindi il piano di oggi ancora una volta è semplice. Tempio, aumento di SP. Ho dato la lettera di sfida a mia madre, non è stato facile. Puoi dirlo ai ladri fantasma. Perfetto, richiesta ottenuta. Bravo Shia. E come ultimo passo, ancora per stasera, di nuovo palestra. 9 HP e 7 SP, più il frullato che sono altri 3 HP e altri 2 SP. Andiamo a casa. E ora finalmente possiamo andare ad accontentare tutte le richieste del memento. Non vedo l'ora che Shido assuma l'incarico. L'economia e i mercati andranno meglio, di certo. Ho ascoltato il discorso di Shido-san, mi ha commosso, le sue parole mi hanno colpito. È strano che finora non si sia mai fatto avanti uno come lui. Ma meno male, è così carismatico, i nostri capi potrebbero imparare molto da lui. Carismatico, eh? Direi che è vero, per quello che è così bravo a ingannare la gente. Considera le persone delle pedine da usare per raggiungere i suoi scopi. Papà, papà, è questo il tipo di persone da cui volevi proteggerci? Combatterò questa ingiustizia con tutto il mio potere. Andrà tutto bene, ho mie sorelle e ladri fantasma con me. Perciò, veglia su di me, va bene? Oh, Makoto patata. Tutte patate, lo so, ma va bene così, va bene? Chi è che ci scrive? Oggi ho sentito una grande folla che acclamava Shido. È così strano. Io ho visto una scena altrettanto inquietante sul treno. Seguono tutti Shido ciecamente, è una specie di lavaggio del cervello. Una ragione in più per cui dovremmo affrettarci. Hai ragione. Che vuoi dire? Se Ashido resta del tempo, chiuderà tutte le questioni in sospeso con la morte di Phoenix. Potrebbero anche scoprire che non c'è alcun corpo. Cerchiamo di tenere d'occhio le mosse del nostro avversario e di colpire per primi. Io farò del mio meglio per aiutarvi con la navigazione, ci penso io. La situazione si fa davvero tesa, chiamaci quando hai preso una decisione. Ovvero, vi chiamo adesso, anzi no, prima andiamo a Shinjuku. Chiaia, finalmente ci siamo. Finalmente sfrutterò il tuo massimo potere. Lettura celestiale. La lettura celestiale ti costerà 20.000 yen. Alla faccia, stronza. Però tienili. Tieni, tu in faccia. Te le monetine. Ikimasu. La forza. E una luce rossa. Oggi potresti sentirti inquieto, ma questo potrebbe essere un invito a essere audace ed accettare una sfida. È tutto per la lettura celestiale di oggi. Grazie, Chiaia.
Questo vuol dire che anche nella realtà la porta è diventata rossa. Ma non ci interessa entrare adesso. O meglio, sì, ci serve, ma prima andiamo alle blanche. Pare che quest'anno l'influenza sia particolarmente tosta. Ricordiamoci di vaccinarci. Fate tutti il vaccino, mi raccomando. Esploriamo il memento. Vogliamo accettare una richiesta ora, non è rischioso. Se la gente soffre non riesce a stare con le mani in mano, eh? Se vai tu, vengo anch'io, Phoenix. Per ora il numero di bersagli del memento è 3. Allora, entriamo e andiamo. Nico. È il momento di allenarci, perché grazie all'allarme delle fusioni, noi diventeremo più potenti. Noi e le nostre persone. Il Metanap sta reagendo. Ecco una nuova area. Ping. Come si chiama questa nuova area lo scopriremo dopo. Una nuova area è stata rivelata nelle profondità. Aggiornamento informazioni per l'orientamento. Pare che il numero di aree sia accessibile sia aumentato. Beh, ora siamo più famosi che mai, anche se probabilmente per le ragioni sbagliate. Sono sicura che questo malinteso si risolverà quando tutto sarà finito. Su col morale. Hai ragione. Inoltre i nemici diventeranno più forti man mano che scenderemo. Dobbiamo stare attenti. Andiamo a vedere cosa è cambiato, Joker. Avete sentito? Tantissima gente è stata colpita dall'influenza nel mondo reale. Sì, c'è stata un'epidemia. Sono sicura che staranno soffrendo in molti. Capisco. Certe emozioni potrebbero avere un effetto sui memento. Che effetto avrà l'influenza? Forse qualcosa che vede con le emozioni negative. E che dovrebbe dire? Non lo so per certo, ma è la prima volta che anche per me. Questa è sbagliata, credo. È la prima volta anche per me, non il che. Perciò andiamo a scoprirlo. Ottimo. E finalmente l'allarme delle fusioni è sfruttabile. Siccome questa volta l'allarme delle fusioni continuerà ad apparire molte volte, non vi faccio vedere ogni volta quali e quante fusioni facciamo. Tanto, come ho già detto, tutte le fusioni che facciamo sono tutte finalizzate a potenziare le nostre altre persone. Dai, su, Fafnir è quasi al suo livello massimo. Vediamo dove sono le richieste. Una si trova qui. Sento che il bersaglio è in una zona precedente. Va bene, torniamo indietro. Questa volta però vorrei mettere l'equipaggiamento a tutti quanti per aumentare i punti esperienza. Voglio che tutti guadagnino più punti esperienza possibili da questa esperienza. Persona potente, tanti soldi. Avverti il nostro bersaglio in quest'area, setacciamo questo piano. Perfetto. Ricerca iniziata. Vediamo, abbiamo già visto tutta la mappa, ho schiacciato il tasto sbagliato. Il nostro bersaglio è proprio dritto davanti a noi. Però prima uccidiamo questa persona. E abbiamo sbloccato la porta rossa. Vediamo chi sarà. Ah, Tsuda, perfetto. Oh, è l'ombra di Tsuda. C'è qualcosa, è lui che mi dice che è un pazzo. Ma di cosa mi meraviglio? Sta minacciando Iwai e lo sta facendo perché è disperato, vero? È intenzionato a uccidere qualcuno. Dobbiamo risvegliargli il cuore immediatamente. È spaventoso, ma dobbiamo farlo. Ehi, Tsuda. Ehi, chi vi ha dato il permesso di venire qui? Questo è il mio territorio, sono il vice del clan Ashiba. Qui comando io. Non parlate, non respirate, non senza il mio permesso. Voi non siete Yakuza, perciò obbeditemi. Vi avete sentito? Sono quelle le regole del mondo. No, grazie. Ti ha dato il permesso di dire no? Cazzo, voi non mi state prendendo sul serio. Come potremmo prenderti sul serio? Nessuno mi prende sul serio. Voi, la mafia di Hong Kong, i Wai, nemmeno quelli del clan Ashiba. Beh, al diavolo. Io non sono il vostro zimbello. Ve lo farò vedere. Vieni allora. Oh, ma guarda. E sei solo un demone successo. Niente più, niente meno. Ma potevano fa... Ma perché l'hanno fatto successo questo? Non sottovalutatemi, marmocchi! A cosa sei debole? Non lo so, ma resisti alla luce. E allora iniziamo a provare un po' di attacchi. Titantomachia! Wow, distrutto con un colpo. Dannazione. Oh, mi è venuto un mal di stomaco, sono un demone successo. 36.000 yen, wow. Io non c'era altro modo.
Quando scopriranno che li ho delusi, perderò il posto di vicecomandante. Sono solo il relitto di un'epoca passata. I giovani laureati del clan Ashiba mi ridono alle spalle. Persino il mondo dello Yakuza è caduto in mano degli intellettuali. Ecco perché avevo bisogno che questa transazione andasse in porto, a qualunque costo. Anche se significava approfittarsi del mio subordinato, Mune. La mafia di Hong Kong mi ha sfilato il tappeto da sotto i piedi. Ben mi sta, ho infranto il codice Yakuza. Ricomincia da capo allora. Sì, sono stufo di essere patetico. Scusa, Mune. Avrei voluto che bere con te almeno un'ultima volta. Oh, piccolo patato. Una fascia strana. Sembra che Tsuda abbia avuto un risveglio del cuore. Più tardi andrò a controllare dai Wai. Ottimo. E allora torniamo indietro. Sono felice che sia andata bene. Però che si fa adesso? Vuoi continuare? Non ci sono altri bersagli in quest'area. Qual è la nostra prossima mossa, Joker? Tornare all'interno e andare subito alla porta rossa ad allenare un'altra persona. Non sapete da quanto attendevo questo momento. Perché, ah cavolo, potenziare tutte le persone ci vorrà veramente tanto. Ma sarà soddisfacente. E sai che ti dico anche? Visto che abbiamo l'allarme fusioni, è inutile attendere. Finiamo le ultime fusioni che ci mancano. Ad ora, a questo episodio, ho ancora una e due persone completate al 100% nella mia lista, più altre due che in realtà sono ancora ipotetiche. Quindi chissà, magari possiamo completarle. Ho appena scoperto che se facciamo la fusione di rete di Izanagi no Okami, lo possiamo fondere per creare Izanagi no Okami Picaro. Se volessi lasciargli tutte le abilità che ho qui, in realtà sarebbe un processo molto semplice, se volessi Izanagi Picaro. Ma se eventualmente volessi insegnargli invece gli attacchi magici, potrei insegnargli gli attacchi magici. Però questi sono gli attacchi magici che colpiscono una sola persona. Non sono così importanti in realtà. Dunque, continuiamo l'esplorazione del memento e andiamo... credo che uno degli obiettivi sarà sicuramente qui. E un altro sarà tra la 9 e la 13. Sento che il bersaglio è in una zona più interna. Ok, buttiamoci a fondo. Avverte il nostro bersaglio in quest'area, setacciamo il piano. Perfetto. E abbiamo sbloccato di nuovo la porta rossa, ottimo. Eccolo di nuovo qua il nostro bersaglio. Chi sarà, la madre oppure quelli che fregano gli anziani? Mi sa la madre di Shinya. L'ombra avvistata, non sarà mica la madre di Shinya. Sembra pronta a morderci non appena proveremo a parlarle. Ho sentito che è la perfetta definizione di genitore iperprotettivo ed è anche egoista. Dobbiamo fare qualcosa, i figli tendono a prendere dai genitori, sapete? Andiamo ragazzi. Non si può sopravvivere in questo freddo e spietato mondo se si è troppo deboli. Nessuno aiuterà mai una mamma single. Tutti mi guardano con disprezzo. Sono tutti i miei nemici. Devo combatterli, devo schiacciarli e prima di essere schiacciata. Shinya sta soffrendo. Cosa ne sai tu? Tu non mi conosci. Dobbiamo essere forti. Non abbiamo un paracadute a salvarci se cadiamo. Sto solo combattendo per la mia felicità. Non voglio più che gli altri ci deridano. Venga allora, signora. Sia pronta a tutto, allora. Chiunque si metta sulla mia strada deve morire. A cosa è debole, signora? Resiste al ghiaccio e non sappiamo se è colpibile con la pistola, eh? Proviamo allora a colpirla con un centro perfetto, Satanael. Un bel critico, vedo. Signora, è pronta a farsi assaltare? Grande Satanael che ha fatto un bel colpo critico. Quasi. Quasi. Ci manca solo lo psichico, la luce e l'ombra. Beh, colpiscila a pugni, Makoto. Non ci posso credere. Mi spiace, madre, è stata sconfitta. Guarda quanta gente è salita di livello. Amplifica fuoco, ottimo. Al posto di Dormina. Ho perso. Finirò di nuovo per farmi portare via tutto.
La società mi vede come una perdente, non ho soldi, non ho nulla per cui essere fiera. Dove diavolo dovrei andare? In realtà è, cosa diavolo dovrei fare? Hai un figlio! Shinya, oh Shinya. Sì, ora ho capito. La mia più grande felicità è sempre stata al mio fianco. Devo dimostrarmi una buona madre per il suo bene. Oh, finalmente l'hai capito. Brava ragazza. Soma. Un premio un po' strano, ma ottimo. E un'altra richiesta è stata completata. È andato tutto bene. Ora che si fa? Esploriamo ancora? Quanti bersagli ci sono ancora in quest'area? Uno, d'accordo. Qual è la prossima mossa, Joker? Tornare all'ingresso per sfruttare un'altra volta la porta rossa. Fondiamo Lakshmi insieme a Jikukuten e otteniamo questo qui. Stavolta è andata bene alla prima. E Dakini lo fonderemo dopo con Lamia. Ma adesso ci fermiamo, perché sennò andrebbe male. Facciamo una fusione giusto per farla. Oh, ma guarda chi abbiamo ottenuto. Mi spiace, quello che ho già è molto meglio. E andiamo nell'area finale. Ah, ecco l'ombra di Wakasa. È una specie di truffatore, dico bene? Sì, e prende di mira solo gli anziani che sono soli. Come può fare una cosa così orribile? È decisamente un uomo che merita un risveglio del cuore. E allora vieni qua che ti ammazzo. I ladri fantasma, ho sentito molto parlare di voi. Siete un branco di ladri glamour, eh? Ma dietro le quinte farete un sacco di soldi. Ditemi un vostro segreto. Ammazza le ombre. Non accomunarci ai truffatori come te. Ingannare degli anziani gentili per farti dare i loro soldi. Si può essere più stronzi di così? Eh? Quei soldi sono il mio compenso da badante. Io le assecondo e ascolto le loro cazzate. Blatterano di continuo su quanto siano buoni i loro figli. Beh, quei figli hanno dei genitori idioti. Saresti capace di dire la stessa cosa anche dei tuoi genitori? Oh Cristo, voi ladri fantasma date sui nervi. Fuori di qui, prima che ci pensi io. Vieni allora. Oh, che bello che sei. Un uomo fungo con una spada. Sei veramente un parassita, allora. La gente dice che si devono prendere gli adulti, ad esempio, no? È quello che ho fatto per tutta la vita. Beh, non si direbbe. Comunque, secondo me, visto l'aspetto, sei debole alla luce. Ma forse non sei debole a niente. Quindi, frecce splendenti! Come ho detto, debole a nulla, ma resistente a niente. 68. Sono stato un bastardo. Ho davvero sottratto i soldi degli anziani. Oh merda. Devi chiedere scusa. Mi dispiace. È stato davvero ignobile da parte tua approfittare in quel modo delle debolezze di quelle persone. Cosa intendi fare d'ora in poi? Andrò a casa di tutti quelli che ho ingannato. Implorerò perdono prima di andare a costituirmi. E confesserò tutto ciò che ho fatto anche ai miei. Mi scuserò per essere stato un figlio idiota. Bravo ragazzo! Un veste Haten. Se sapessi quante sofferenze hanno patito le tue vittime, non l'avresti mai fatto. Ricordati della vergogna che provi per ciò che hai fatto e fa di tuo meglio per rimediare. Ottimo, tutte le richieste sono state completate. E ora andiamo verso il muro. Ta-da-da-dan! Oh, si è aperta! Guardando l'area nel complesso, questa è la 50ª area, vero? Chissà quante ne mancano. Dovremmo scoprirlo di persona, andiamo! Allora proseguiamo verso le profondità. Vediamo quante altre aree ci sono. Questa è la nuova area, la 7ª. È una mia impressione, a questo posto si fa sempre più inquietante. È tutto buio. No, è così. Questo posto ripugnante è un attentato ai sensi, e non esagero. Eh sì, inoltre qui i nemici saranno davvero tosti. State attenti, intesi? Faremo molta attenzione, allora. Molto tesi, sono tutti verdi. E la porta rossa è attivata. E allora sfruttiamola prima di proseguire. Sono un cretino, ho fatto lo stesso errore che ho fatto con Fafnir l'altra volta. Lakshmi non ha l'abilità che mi serve.
Sono stupido. Questo ci porta a dover rifare Lakshmi. Questa volta però, cervello, ricordati di salvarlo, Lakshmi. Gli mettiamo ricchezza del loto e non la tocchiamo più questa cacchio di abilità. E gli insegniamo cose utili. E dai, anche alla prima fallisce. L'ho capito che ho sbagliato, gioco, ma non farmelo pesare. Oh, finalmente l'abbiamo ottenuta questo giro. Ci sono voluti molti, troppi tentativi. E ora, per evitare che questo errore continui a ripetersi, le registriamo tutte, così Lakshmi rimane con la sua cacchio di abilità. E ora continuiamo la nostra esplorazione. Eccola qua di nuovo rossa, ma a questo giro prima arriviamo in fondo, poi ci andiamo. A che profondità siamo? Siete alla terza area di questo piano, il che vuol dire che la 55esima totale... Ne abbiamo già superate più di 50. Avevi ragione, Mona. Questo posto è astrologicamente grande, avevi detto così. Beh, sono sorpresa anch'io. In realtà aveva detto astronomicamente grande, non astrologicamente, però. Perfetto, anche Morgana è salito di livello. Anche Noir è salita di livello. Ed ecco qui il nostro amichetto Yose. Ciao! Yose fissa il cristallo dell'invidia. Ehi signore, è un cristallo quello, fammelo vedere. Se faccio così, e questo lo metto qui, ecco fatto, tutto a posto. Ecco fatto, ora dovrebbe tornarti utile. Ecco signore, se ne trovi ancora fammelo sapere, ok? Comprendere le cognizioni distorte mi aiuta anche a comprendere meglio gli umani. Ottimo da sapere, anello dell'invidia. Oh, giusto. Sono riuscito a raggiungere una nuova area, perciò ho raccolto un po' di cosette. Se volessi scambiare dei fiori che avete trovato con questa merce, ne sarei entusiasta. Hai la fiala della disperazione, la fiala dell'amnesia e il pane dell'anima. Direi che il pane dell'anima è la cosa migliore. Aspetterò il momento di avere un po' più di fiori, allora. Anche Ryuji è salito di livello. Ed ecco qui il prossimo attacco. L'attacco che aspettavo da Ryuji. Mano di Dio. Oh, finalmente una fermata. Così possiamo tornare di sopra. Ehi, è una sala d'attesa, possiamo rilassarci e recuperare un po' di fiato. Ottimo. Bene, riposiamoci un po'. Questa volta, senza fare errori, prendiamo Lakshmi e Jikokuten e facciamo ricchezza del loto. E stavolta è andata bene. E ora si continua la nostra discesa. E di nuovo la porta rossa. Ah, questo posto non finisce mai. Ehi, dove siamo adesso? Dovremmo essere circa a metà, ci manca l'altra metà del tragitto. Ah, metà ha detto. Non pensarci o ti sembrerà ancora di più. Ed ecco di nuovo Yose. Eccolo qua. Dammi quel pane dell'anima, Yose. Ed ecco un'altra fermata. Su, siamo oltre la metà, come ha detto Skull. E ora si torna di nuovo di sopra. Stavolta, con le abilità giuste, prendiamo Lamia e Dakini. E otteniamo Yaxini. Con ricchezza del loto. Ora, la prossima fusione in realtà dovrebbe essere l'ultima. Il problema è che il gioco è stronzo. Tecnicamente con Mandragora e Yaxini otterremmo Orfeo femmina Picaro. Ma mi dà Orfeo maschio a me. Scusami? No, scusami, questo è quello femmina. Perché è segnato come Orfeo Picaro? E allora è giusto. Ma è sbagliato qui allora. Scusa un attimo. C'è un errore. Forse in italiano, può essere? Oh, non fanno differenza loro. In italiano non fanno la differenza. È una stronzata però per come è segnata. Ok, ritiro tutto. È giusto quello che devo fare. È solo il gioco stupido che non lo segna. Comunque la prossima fusione è l'ultima e otterremo Orfeo F Picaro. La differenza fra i due è chiara. Uno è maschio e uno è femmina. È importante che sia maschio o che sia femmina? In teoria? No, in pratica sì. Perché Orfeo Picaro femmina possiede cadenza neo. Ripristina 50% gli HP e aumenta attacco, difesa, precisione e elusione per ogni alleato. Avete capito bene se avete seguito la fusione dove voglio arrivare. Comunque, facciamo passare questo allarme facendo una fusione a caso e proseguiamo la nostra discesa nel memento. Secondo le mie ricerche siete quasi alla fine. Forza, forza, potete farcela. Sapete, prima o poi mi piacerebbe fare da navigatore. Non credo che tu sia portato a farlo. Sta zitto, subito a smorzare l'entusiasmo. Poverino Ryuji.
Anche Makoto, salita di livello, ed apprende amplifica nucleare e la porta rossa si è attivata di nuovo. Ehi, l'area successiva mi restituisce un segnale diverso e sicuramente l'obiettivo. Lo spero proprio, è da tanto che siamo qui. Forse perché Morgana non voleva dire nulla, perché ormai pensa, forse ormai siamo vicini alla fine? Può essere. Oh, finalmente, l'ultima parte di questo Dedalo. Guardate, è quel muro. Pensate che si aprirà? No, ovviamente. È palese che non si aprirà. Sembra proprio che non si aprirà. Pare che la gente non ci accetti abbastanza per far aprire la porta. Per ora non possiamo fare niente, non c'è modo di andare oltre. Torniamo indietro, Joker. Sì, torniamo indietro, allenando tutte le mie persone. Ed ecco l'ultimo pezzo di questa fusione che abbiamo fatto con un pizzico di fatica. Fondiamo Yaxini insieme a Mandragola per ottenere Orfeo femmina, Figaro. Questa persona è nata dal cuore di un'entità dal fato dissimile da quella narrata dalla tua rivolta. Tuttavia reca ancora il potere del suo proprietario originale. Ti sarà di grande aiuto. Lo spero, visto le statistiche. E gli mettiamo ricchezza del loto. Ed eccolo qui, Orfeo F. Picaro. Sono Orfeo Picaro, la maschera del Trickster. Ok, posso aiutare a rifarti un nome. Volendo possiamo renderlo Orfeo normale, cioè Orfeo femmina normale, ma penso che terrò la versione Picaro. Non mi dispiace. Ci vorrà un bel po' per allenarti, mia cara, visto che statistiche hai. Sei una persona di livello 13, è anche comprensibile. La persona sembra essere più potente del normale. Vai, cambia pure. Vediamo cosa esce fuori. Niente di bello in realtà, ma lo accetto lo stesso. E anche Orfeo F. Picaro è stato completato. E ora passiamo alle carte da insegnargli. Iniziamo con Rivoluzione, che aumenta la chance di critico di tutti gli alleati. Gli insegniamo anche Debilitazione, mentre per le altre cose che deve apprendere avremo bisogno dell'aiuto di Yusuke, anche se prima gli mettiamo Rifletti Elettricità, che è la sua unica debolezza. E ora si passa all'allenamento.